reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. Siamo qui con Sericelli, un bellissimo primo tempo tra le squadre che qui stanno lottando. È sicuramente una partita per la vostra porta, la vostra l'età, quindi è importante. E ve la state cavando alla grande. Senti un po', come commenti questo primo tempo? Commento che abbiamo iniziato un po' confusi, anche un pochino per la sconfitta la scorsa volta. Però credo che appena abbiamo cominciato a fare il gioco di squadra abbiamo cominciato a segnare. Sicuramente, senti un po', quali sono gli obiettivi che vi ponete in questo torneo e soprattutto mi dici questa sostanza un po' particolare che fate? Allora, prima di tutto i nostri obiettivi sono qualificarci e poi quali? E l'esultanza che è venuta perché sono di origini russe. Ah, ok. E allora il sangue comunista rimane. Vabbè, siete il migliore del primo tempo. Grazie. Tocca per il conto. Grazie, ciao. Qui con Ricky una grandissima vittoria, importante, perché comunque avete iniziato male, ovviamente quando si gioca contro i più grandi è anche difficile, però oggi avete dimostrato di essere una bella squadra, di saper giocare, avete rimontato anche perché avete, cioè, no, avete cominciato bene, però poi avete rischiato la rimonta. Senti un po' come commenti questo match. Allora, io penso che sia una partita importante perché erano avversari del nostro livello e pensiamo che contro altri non ce la possiamo fare, però siamo sempre ottimisti a provarci e sono arrivati 4 gol mii, 3 del mio compagno Cantillo, e penso sia stata una bella partita, ci siamo impegnati tutti e abbiamo preparato bene. Bravo! Per pensare l'importante divertissimo, comunque ci sarà una
una coppa del biennio comunque più in là che verrà fatta, quindi bisogna vedersi comunque sempre in forma. Senti un po' qualcosa da migliorare, se non ha funzionato la tua squadra, e comunque qualcosa da rimproverare? Secondo me la reattività di noi, cioè alcuni di noi erano un po' Musci, senti un po' che giocatore ti ispiri, capiamo se c'è questo mancino molto tecnico, c'è cioè un giocatore... Ovviamente ammesso, però. Ma ti auguro di diventare anche più famoso, se tu migliori in campo, grazie.